Santi amore a te. Pronto, pronto. Santi amore a te. Funziona l'audio? Allora no, aspetta, no, è meglio il contrario, cioè che sia più lungo il... Allora oggi... Spegni, fammi un accendere. Il Santo Natale! Il gran varietà religioso comincerà alle ore 9:30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo. Allora, Claudio... Di che volevi parlare oggi? Ma oggi è il 22 gennaio. In realtà sì, l'idea mi era venuta ieri di parlare del 21 gennaio, appunto, che è l'anniversario, però in realtà avrei dovuto un minimo prepararmi sull'argomento, quindi... Vabbè, andiamo così alla buona. Sì, che il 21 gennaio... 21 gennaio 1921. 21 a Livorno. A Livorno. Che succede? Che poi tra l'altro sono stato anche a far visita in quella che probabilmente era un teatro, non mi ricordo precisamente. Allora, che cosa succede il 21 gennaio? La nascita del Partito Comunista d'Italia. Per scissione. Per scissione dal Partito Socialista. Quindi perché appunto si passa la scissione dalla seconda alla terza internazionale. Ecco, questo diciamo per sommi capi, ma non perché adesso... Vogliamo fare una conferenza storica che tra l'altro 30 anni fa avrei fatto brillantemente perché erano cose che studiavo quasi tutti i giorni, ma soltanto per riferire, per dire una notizia che invece è del tutto ignorata ormai nei giornali, insomma il fatto che sia una data storica importante per il nostro paese, insomma, sì, perché... adesso nel bene e nel male, a prescindere dalle valutazioni di ciascuno. Il Partito Comunista non c'è più, e questo bisogna dirlo, anche se diamo un grande dispiacere al nostro pidino preferito, a Bendi, che pensa che qualche cosa del Partito Comunista sia rimasto nel DNA del Partito Democratico, non ha ancora capito che invece il Partito Democratico è il partito più liberista che ci sia oggi in Italia e forse in Europa. Vabbè, lui però invece, siccome al PD si è arrivato per... Ma la morte del PC, tu quando la fisse la morte vera, adesso lasciamo perdere insomma quelle definizioni, quando muore veramente il PC per te? Cioè l'evento proprio preciso... Quando comincia l'agonia e quando proprio possiamo dire c'è la morte clinica, poi vabbè c'è l'accanimento PD-no di questi, capito, che non vogliono prendere atto, no? Della morte di quel partito. Quando comincia l'agonia e quando, secondo te? Beh, certo, è una bella domanda. Diciamo che certamente molto, cioè il Partito Comunista così abbastanza convinto di se stesso, molto ideologico, c'è stato fino ai fatti di Ungheria. Poi lì qualcosa si è cominciato ad inclinare, non soltanto per quanto riguarda il rapporto con l'Unione Sovietica, ma proprio sulla visione del comunismo, insomma, della possibilità concreta di attuazione del comunismo. Io penso però che il vero aggravamento della malattia si sia avuto negli anni 70, quando il Partito Comunista, pur di entrare nell'area di governo, ha cominciato a usare i suoi legami con il sindacato per spingere il sindacato ad accettare politiche di austerità. Quello è stato il momento in cui la malattia si è aggravata, perché, guarda, posso ancora capire la posizione del Partito Comunista al tempo dei fatti d'Ungheria e di Cecoslovacchia. Certo, lì c'è stata una rottura dell'animo democratico, diciamo, no? Però, voglio dire, ragionando in termini geopolitici, visto che il mondo era diviso in due poli, che facevi? Se non stavi con l'Unione Sovietica, che facevi? Ti mettevi con gli Stati Uniti? Non si poteva fare. Certo, si poteva scegliere una posizione di paese nel fronte dei paesi non allineati, infatti qualcuno c'è stato che ha spinto in quella direzione, però se vogliamo gli spazi di manovra erano abbastanza limitati. E quindi realisticamente il Partito Comunista nel 1956 e un po' meno nel 68, però ha preso forse una posizione che era obbligata per motivi geopolitici.
Invece nel corso degli anni 70 lì non c'era nessun obbligo da parte del Partito Comunista di schierarsi su posizioni moderate per quanto riguardava il conflitto distributivo in Italia. Quella è stata una scelta libera. Lì comincia la vera malattia del Partito Comunista. Sì, sì, no. Con la svolta dell'EUR dei sindacati approvata dal partito. Certo, certo, ma con la scusa di volersi liberare dell'ideologia, con la scusa di volersi liberare della tutela dell'Unione Sovietica, è stata cambiata proprio man mano, ma nemmeno tanto man mano, anche abbastanza velocemente, è stata cambiata proprio la visione politica ed economica da parte del Partito Comunista. Certo, perché il Partito Comunista, che avrebbe dovuto difendere gli interessi dei lavoratori, a un certo punto si è fatto, come dire, ha accettato questo scambio. Ti avvicini con la prospettiva di entrare nell'area di governo, ti avvicini agli interessi del capitale, cerchi una posizione di mediazione. E questo prima avviene con la svolta dell'euro e con la moderazione salariale. Infatti ti ricordi che nel 77, non so te, ma io andavo in piazza a gridare ironicamente sacrifici, sacrifici. Poi si entra nello SME e quindi si adotta una logica di cambio forte della lira. Poi nell'81 c'è il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, che non ha portato, non ha visto le masse dei comunisti in piazza a protestare. Nel giro di 7-8 anni c'è un'imponente produzione normativa che introduce in Italia la liberalizzazione dei movimenti di capitale. E io non ricordo, anche se al tempo insomma ero appena laureato, quindi pensavo più al mio lavoro, ero giovane, però non ricordo grandi prese di posizione del Partito Comunista né del Partito Socialista su questo argomento, che era centrale, fondamentale. E poi con l'89 all'improvviso ci ritroviamo nel giro di 10 anni, praticamente dal 78 all'88 il Partito Comunista muore, un'agonia durata 10 anni. Sì, perché il modello di riferimento principale diventa la socialdemocrazia tedesca, no? La compartecipazione veniva indicata come modello per cui gli operai in Germania, chiaramente anche esagerando, perché forse in qualche fabbrica c'è stato, adesso non lo so se effettivamente era pratica diffusa, che gli operai non erano soltanto dipendenti, ma erano anche azionisti della fabbrica. Io non so se quello poi era anche il pensiero di Olivetti, sì, era il pensiero di Olivetti poi, no? Per quello che ho potuto capire vedendo, sì, diciamo che era un liberale socialdemocratico, adesso non saprei come qualificarlo. Comunque, vabbè, diciamo, ecco, che questo mi ricordo benissimo i dibattiti e i discorsi che ho fatto in quegli anni, appunto, che stai dicendo tu, prima della caduta del muro di Berlino, e il modello mitico non era certamente l'Unione Sovietica, ma appunto era la socialdemocrazia tedesca, insomma. Comunque, con la fine del Partito Comunista c'è questo tentativo di rifondazione comunista diventa il Partito Comunista. Sì, infatti, certo. Però anche questo tentativo poi alla fine, sempre per lo stesso motivo, per rimanere nell'area di governo, pian piano si svuota, perché insomma a distanza di anni possiamo cominciare a dirlo che la rifondazione comunista, al di là di analisi più o meno corrette, però alla fine come dire, è caduta nella stessa trappola del Partito Comunista, secondo la mia lettura, cioè pur di stare ai governi. Sì, certamente in qualche misura si è semplicemente annacquato, perché l'idea è sempre stata che se stai al di fuori delle istituzioni, perlomeno l'idea predominante è che se stai al di fuori delle istituzioni, degli organi elettivi, non esisti, e quindi a quel punto è giusto fare. Poi se tu, colgo tra le righe, ma non tanto, il discorso dell'euro, lì penso... No, io sto parlando, non sto parlando. Posso anche capirlo che non abbiano capito, si può sbagliare, si possono non capire certe grandi scelte, anche se è, come dire, insomma, inquietante. Quello che dico è che il partito della Rifondazione Comunista ha accettato di ammorbidire le sue posizioni non solo per stare nell'area di governo nazionale, ma anche per avere spazi nei governi locali, nelle regioni, nei comuni e nelle province. E noi lo abbiamo potuto constatare personalmente, insomma, la resistenza anche qui a Frosinone
di Rifondazione Comunista a prendere posizioni radicali contro lo scempio che è stato commesso in questa città. Quanto abbiamo dovuto lottare anche con amici che erano entrati nella Rifondazione Comunista e con il provinciale che invece premeva per l'accordo elettorale con la lista Marini, te lo ricordi? Ma certo, ma poi, sì, ma in questo caso adesso stiamo parlando proprio degli ultimi anni in cui è diventato Rifondazione Comunista, diciamo la sinistra, tra virgolette, estrema, ancora più minoritaria, ancora più... Sì, no, ma quello che voglio dire è che, sì, che io rilevo un elemento di continuità, cioè quello che ha corrotto il Partito Comunista prima e Rifondazione Comunista dopo, al di là delle analisi sbagliate e via dicendo, è questa tendenza dei suoi gruppi dirigenti a fare delle concessioni per entrare nell'area di governo, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale. Questo è quello che io non posso non rilevare. Poi a ciò si aggiunga, che negli anni precedenti, proprio diciamo, che Rifondazione Comunista, ecco, a questo punto posso portare la mia piccola esperienza personale, perché io ho fatto parte del circolo di Rifondazione Comunista, perché in un primo momento si chiamò Circolo della Rifondazione Comunista, poi è diventato partito, ne ho fatto parte, anzi addirittura sono stato segretario del circolo dei dipendenti della Camera dei Deputati, ho una carica non particolarmente importante, che però mi ha consentito di partecipare al Comitato Federale di Roma, perché di diritto facevo parte. La cosa che ho rilevato è che di fatto non era un partito, ha continuato per anni ad essere un, mi verrebbe da dire accozzaglia, però è un termine molto dispregiativo, diciamo una sommatoria, non voleva essere, anche perché voglio dire che certi fenomeni hanno bisogno degli anni, non è che semplicemente la buona volontà, perché ancora adesso di fatto il PD ancora non si è del tutto fortunatamente amalgamato, no? Dico fortunatamente perché in un'amalgama dovrebbe essere una parte che prende qualcosa dall'altra e viceversa, eh? E invece mi pare che nel caso del PD si sia... Non sia stato un amalgama, ma proprio un precipitato, se mi si passa il termine della chimica, no? Quindi diciamo che appunto che la parte di S è precipitata nella parte margherita, insomma, per il basso. Oh. E quindi sì, di fatto il grosso delle energie, per quello che ho potuto rilevare io, era cercare di far convivere queste diverse anime. Ci stavano i trotskisti, ci stavano diciamo già comunque gruppi già di per sé anche abbastanza litigiosi al proprio interno, per cui poi alla fine erano più i discorsi di mediazione all'interno che non di analisi del mondo esterno. E questa, diciamo, spinta, questa tendenza a non mettersi su posizioni radicali, coerenti, accettando il fatto di stare all'opposizione, io la ritrovo in tante altre iniziative che sono state fatte a sinistra. La lista Groglia che è stata fatta per le ultime elezioni, io la leggo così. Se mi permetti, mi attirerò da quei pochi che ci seguono, mi attirerò le ire di quelli che non sono d'accordo, ma anche la lista Tsipras che si prepara per le prossime europee mi sembra che raccolga gli stessi personaggi che per anni hanno voluto fare, come dire, l'opposizione a parole ma in contiguità con i governi, ecco, questa cosa qui. Quindi per cui paradossalmente che cosa sta succedendo oggi in Italia? Sta succedendo che quelli che non erano comunisti perché avevano idee diverse, il sottoscritto per esempio, io non mi sono mai dichiarato comunista, no? Oggi sono su posizioni più radicali, perché io non ero comunista, poi mi sono accorto di aver sbagliato, non è che sia diventato comunista, però mi sono accorto, ero più fiducioso nei confronti del mercato, credevo che il mercato potesse funzionare meglio. Sono stato ingenuo, ho fatto ammenda, riconosco che il capitale persegue i suoi interessi con una determinazione molto superiore a quella che avrei mai immaginato, e quindi
Oggi sono radicale perché penso che a questa determinazione vada opposta una altrettanto forte determinazione in difesa del mondo del lavoro. Per cui molti come me che non erano comunisti oggi si ritrovano su posizioni di più radicale opposizione che non tanti comunisti che in questi decenni invece, pur essendo comunisti, però hanno sempre cercato e sperato di entrare in qualche modo dentro i governi nazionali e locali per cambiare le cose da di dentro? Questa è la formula. Sì, poi qua è inutile che facciamo dello psicologismo o del moralismo per vedere quanto di questi ragionamenti siano sinceri, effettivamente sentiti o siano opportunistici. Poi sai, alla fine, guarda caso, tante ragazze si innamorano soltanto di quelli ricchi, però si innamorano, cioè non è che perché decidono freddamente che si devono innamorare, così si autosuggestionano. Cioè, quando a un certo punto gli dicono, ah vabbè, ma insomma, se tu stai fuori, i giornali non ti cercano e così via, cioè che gli devi opporre? Gli devi opporre che non è così, cioè nel senso che tu a un certo punto ti devi creare anche il tuo spazio informativo. Cioè, voglio dire, è chiaro che se tu vuoi agire nella realtà, vuoi agire nel mondo politico, non è che poi tu possa ignorare del tutto il quadro politico, però non è che puoi prendere il 100% del quadro e adattarti tu al quadro politico. Allora questo non significa dire che la realtà è razionale, l'accetto com'è, allora vabbè, non fai nemmeno politica. Diciamo che tu accetti che il 90% del quadro, dello sfondo su cui ti trovi ad operare è immodificabile e cerchi però cerchi di cambiarlo, insomma. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato paradossale, perché nel momento in cui il mercato è andato incontro al più clamoroso fallimento della storia del XX secolo, anche se è successo nel 2007-2008, diciamo, negli ultimi 100 anni, e il mondo comunista si è fatto trovare impreparato. Il mondo comunista intende dire il mondo dei comunisti. Il mondo dei comunisti, il popolo, il popolo. Il popolo, perché? Perché aveva troppo a lungo e troppo intensamente corteggiato il centro, la moderata. Quindi non ha, se invece avesse coltivato le sue ragioni di opposizione in maniera più radicale e determinata nel 2008, 2009, 2010, avrebbe potuto dire, insomma, noi l'abbiamo sempre detto. E invece sono stati complici, hanno fatto da coro al processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, di merce e via dicendo, i processi liberisti, criticandoli, ma senza una contrapposizione ferma, decisa e determinata, salvo delle frange estremamente minoritarie che noi conosciamo. Io li cito sempre, quelli che conosco perlomeno il Movimento Popolare di Liberazione dell'amico Moreno Pasquinelli, poi ci siamo anche noi di Ars, che non siamo comunisti, ma insomma siamo, come dire, socialisti costituzionali. Penso che ci possiamo decidere con un fortissimo aggancio alla Costituzione, altre forze pure ci sono minoritarie, però che possiamo fare noi? Possiamo fare ben poco, siamo cittadini che si stanno organizzando dal basso. La grande occasione è stata persa dal movimento in Italia, dal movimento comunista e socialista. Cioè, questi hanno sempre messo prima la partecipazione ai governi nazionali e locali rispetto alle loro convinzioni. Non avrebbero mai dovuto entrare in certe alleanze, né a livello nazionale né a livello locale. Lo hanno fatto e queste cose si pagano. Quindi la più grande crisi del capitale degli ultimi 100 anni è un'occasione persa per questi partiti e per le persone che ne hanno fatto parte. Oggi non hanno voce in capitolo. E infatti, per cui stanno tutti quanti a rimorchio. Esatto. E vabbè, quindi diciamo che abbiamo fatto questa chiacchierata. Quindi, caro Belli, il Partito Comunista è morto tanti tanti anni fa, stai vegliando un cadavere. Fatti forza e vedi un po' se nascono delle cose nuove, lì devi rivolgere la tua attenzione, caro Benny. Va bene, comunque mi sembrava giusto, appunto, adesso riprendendo il discorso iniziale col quale chiuderei, comunque se non altro appunto ricordarla la data che è importante, il 21 gennaio del 1921 nasce a Livorno
il Partito Comunista d'Italia, che non credo, no, non mi pare che il Frusinate, Arnaldo, come si chiamava il nonno di Mimmo Marzi? Domenico, giusto, che abbia, sia stato proprio tra i primi aderenti. Questo qua è un particolare che non ricordo. Infatti sarebbe stato bello questa sera avere insieme con noi Maurizio Federico, perché insomma sicuramente queste cose... ma le cose che ho detto non avrei potuto dirle. Sì, però sì, certo, no, diciamo che ci saremmo divisi i compiti, nel senso che... Che c'entra? Allora anche Dimisio Mazzocchi, per esempio, ci sarebbe stato sicuramente utile questa sera, certo. Perché ci inchiniamo davanti alla sua cultura storica, quindi diciamo che ci saremmo divisi i compiti, per cui sicuramente avremmo potuto fornire più particolari, allora, storici. Concludiamo con brevi cenni biografici. Nasce il 21 gennaio 1921, raggiunge la maggiore età nel 1946, all'età di 25 anni, quindi, e realizza il suo più grande risultato, la Costituzione della Repubblica Italiana. Esatto. E poi muore a 60 anni nel 1981. Questa è la storia. Dal 1981 in poi è stato vegliato da tanti militanti, che è rimasto, diciamo, in uno stato di animazione sospesa, ma ormai, insomma, quindi bisogna costruire cose nuove, è inutile stare a vegliare i morti. Esatto. Va bene, buona serata a tutti. Non siamo stati particolarmente brillanti, però va bene, insomma, abbiamo detto la nostra.